Questo è un MacBook che ho pagato la bellezza di soli 50 euro. Andiamo subito a dare un'occhiata se ne è valsa la pena. Nuove tecniche di ripresa 4K, l'ho annunciato nel trailer. Eccolo qui. Questo qui è il MacBook da 50 euro che vi ho appena annunciato. Vi starete chiedendo come ho fatto a pagarlo così poco. Dunque, l'ho cercato su eBay e appunto nella lista era apparso come MacBook a 1181 condizioni di lavoro, cioè working condition, insomma. Sono entrato all'interno dell'annuncio e sostanzialmente nella descrizione era scritto che questo MacBook in passato aveva un hard disk, funzionava, ma che ora come ora non si sapevano appunto le condizioni se funzionasse o meno. Da sottolineare il fatto che l'hard disk era stato tolto e si diceva che c'era un CD appunto incastrato all'interno del DVD e non veniva via. Questi problemi sono stati tutti ben risolti. Adesso questo PC all'interno ha un hard disk e il CD non è più all'interno del DVD, che adesso funziona perfettamente. E se andiamo a dare un'occhiata all'interno, innanzitutto non vi dico le condizioni in cui è arrivato, era veramente in condizioni deplorevoli in termini di sporcizia e quant'altro. Ce n'era davvero tantissima, specialmente nella tastiera e nelle porte qui di lato. Mi sa che qui ce n'è ancora un po' perché è stato difficilissimo toglierla e per non parlare dei grafici, quelli non ci ho potuto fare granché, sinceramente. Comunque sia, a 1181 potrebbe significare tante cose, perché da quel che so sono stati fatti vari MacBook con questa siglatura. E se andiamo a dare un'occhiata al di sotto, innanzitutto notiamo che questo è uno di quelli proprio primi, perché vediamo appunto la batteria rimovibile tramite questo classico inserto dove si inserisce una monetina e la batteria viene via. Infatti è stato un processo rapidissimo e facile cambiare l'hard disk, è bastato togliere un piccolo fermo che si trova proprio in questa posizione qui. Io ho messo appunto l'hard disk originale Apple da 200 GB e ho espanso la RAM a 2 GB perché altrimenti non avrei potuto fare l'aggiornamento all'ultima versione supportata. Nello specifico, vi dicevo, questo è un Mac del 2006. Tuttavia è la versione un pochino più avanzata con il processore dual core, invece che appunto il primo MacBook che aveva il processore single core, il Core Duo, insomma, tanto per capirsi. E questo mi ha permesso di installarci la versione di macOS 10.7.5, che è l'ultima versione che questo Mac può supportare. Adesso diamo un po' un'occhiata generale. Dunque, abbiamo la classica tastiera di tutti i Mac di plastica, tanto per capirsi, che sono stati mantenuti fino al 2009-2010, scusate. Il display è un 13,3 pollici, la risoluzione è 1280x800, se non sbaglio. Qui abbiamo la fotocamera VGA, da qualche parte i microfoni non mi ricordo dove. E qui il vecchio mouse, il vecchio trackpad con appunto ancora il bottone da cliccare. Infatti è stato un po' difficile abituarsi a questo trackpad perché abbiamo soltanto la possibilità di poter fare lo scrolling con due dita e nient'altro. Insomma, tastiera standard, come vedete, magari ancora un po' da ripulire tra i tasti, ma a quello ci penserò poi. La configurazione delle porte è più o meno quella classica di tutti i Mac da 13 pollici. Abbiamo il MagSafe 1, Ethernet. Secondo me questa qui fa anche da uscita video e non è FireWire. Non riesco a capirlo, sinceramente. Poi due USB 2.0, audio out e audio in, e qui il meccanismo di blocco. Sull'anteriore abbiamo il classico punto dove appunto poter aprire il coperchio senza problemi, coperchio che è magnetico, quindi già nel 2006 con l'uscita del primo MacBook Pro c'era già il MacBook che aveva la possibilità appunto di usare l'apertura magnetica e mi domando perché da subito non abbiano usato questo design su tutti i Mac, ma vabbè. Qui abbiamo sensore infrarossi, il LED di stato, insomma, il LED di funzionamento, e qui il lettore che ha la possibilità di scrivere e leggere CD e solo leggere DVD. Sul retro troviamo queste che possono sembrare delle prese di ventilazione, ma in realtà altro non sono che gli speaker stereo. La presa di ventilazione ovviamente è nel mezzo, come in tutti i Mac più moderni. Ok, adesso che abbiamo fatto un piccolo tour, andiamo un po' a vedere cosa c'è all'interno di questa bestia. Prima di tutto voglio farvi sapere che la batteria all'interno di questo mostro, nonostante sia quella originale con oltre 960 cicli di carica, sui 300 che dovrebbe sopportare, ha ancora 1600 mAh più o meno di carica da sfruttare. Quindi se io vado a premere il tasto di accensione,
Il PC si accende perfettamente. Ora, lo schermo è il punto che veramente mi ha deluso. Vi faccio vedere che proprio il display, guardate qua, è veramente poco luminoso e in videocamera rende anche meglio, secondo me. Per la configurazione con cui mi è arrivato, probabilmente in origine aveva un disco da 60 o 120 giga e il giga di RAM che c'era all'interno, due stick da 512 mega, probabilmente è quello con cui è arrivato d'origine. Vi faccio vedere subito la RAM che ho tolto da questo PC, eccolo qua. Questo è uno dei due stick da 512 MB. E installando 2 giga ho avuto la possibilità, appunto, come vedete, di poter mettere macOS 10.7.5. Da notare che la configurazione dei tasti è diversa da quella del Mac che uso io, che è il MacBook Pro del 2010, dove il volume si trova qui e la luminosità qui. Qui è tutto compattato. Pompiamo la luminosità al massimo, è già al massimo purtroppo. E come vedete qui ci troviamo un po' le applicazioni che sono riuscito ad installare all'interno. Non sono tante, lo devo ammettere. Alcune sono riuscito a scaricarle in più, si trovano nel disco a cui non posso accedere perché, come vi ho detto, questo PC non è destinato a me, quindi ha una password. Però, come vedete, in sostanza funziona alla perfezione. Se io vado appunto nelle informazioni riguardo questo Mac e andiamo a dare un'occhiata, potete vedere abbiamo macOS X 10.7.5, processore 2 GHz Intel Core 2 Duo, quindi quello che vi ho detto, dual core, 2 GB di RAM DDR2 a 667 MHz e il disco, che qui si chiama senza titolo, è appunto il disco da 200 GB che ho esportato dal vecchio MacBook Pro del 2008, quello che vi ho fatto vedere in un video precedente. E vi dirò, gira parecchio bene. Ora non fate caso che sto appunto usando la SSD, ma anche appunto dal disco, per via del sistema operativo molto leggero, gira veramente molto bene. Proviamo ad entrare nel menu e qui troviamo tutte le applicazioni. Come vi ho detto, solo due dita si possono sfruttare per fare lo scrolling e basta. Non abbiamo i gesti a cui siamo tutti abituati. Prestazioni video, vi assicuro che funziona molto bene. Ne approfitto adesso per farvi sentire l'audio, perché l'audio non delude affatto. Potete sentire come l'audio sia veramente buono e vi assicuro che gli altoparlanti funzionano alla perfezione. Comunque, in fatto di andare sul web e cose varie, vi assicuro che funziona alla perfezione. Ok, quindi in sostanza cosa si può fare con questo Mac? Si può tranquillamente visualizzare PDF, quindi leggere libri non è problematico. Si può scrivere documenti e, volendo, scrivere anche della musica con una vecchia versione di MusiScore. Andando online, magari con Chrome, si riesce persino a fare delle chat online, che in questo periodo sarebbero anche indispensabili. Come vi ho detto, questo è il Mac. Si mantiene in uno stato, per avere 14 anni, direi abbastanza buono. Purtroppo qui la plastica ha iniziato a venire via, infatti se ci metto magari un pezzo di nastro isolante bianco qui si nasconde un pochettino. Per il resto io sinceramente, per quello che ho pagato, 50 euro, non mi lamento affatto. La RAM ce l'avevo già con tutti i PC che ho smontato, ho qualcosa come 7 hard disk e uno di questi appunto l'ho messo qua dentro, e ragazzi, per 50 euro questo MacBook è stato veramente un affare. Per adesso il video si conclude, io vi ringrazio per la visione e a risentirci al prossimo. Ciao a tutti!